Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, ci conosciamo con uno svuota la spesa di Basco e Ipercop. Più o meno, poi c'è qualcos'altro sicuramente. Ve lo faccio vedere direttamente. Questa è la spesa. Poi ci sarà qualcos'altro sicuramente, però questa è tutta la spesa messa sul tavolo. Iniziamo da qua. Un ricordo d'adolescenza, le Mentos. C'era il pacchetto da due, ho già usufruito, sono buonissime. Io e mio fratello da piccoli ci litigavamo con le rosa, che erano le più buone. Poi le uova fresche per fare carbonara, risotti particolari. Il fidanzato si è preso i cornetti gusto formaggio della Primia e si è preso varie di queste che le sta tutte finendo. Ne ho trovata una per puro caso. Queste sono le patatine, quelle senza glutine. Poi zucchini, miei adorati zucchini, piacciono tantissimo, e peperone corno si chiama, che è quello un po' più lungo. Poi due di riso basmati, che noi mangiamo solo quello praticamente, uno è già aperto purtroppo, l'ho dovuto aprire per forza, come le mie adorate campagnole, una sono già aperte. Dietro, passando, salame quello felino, che almeno non è tanto, sono 90 grammi, è già pulito, già affettato. Guanciale, due confezioni di guanciale, sempre per fare i risotti. Poi, per condire, ho messo tutto qui. Questo abbiamo trovato, Biffi cacio e pepe. Lo proveremo, perché della Biffi ci siamo trovati bene sia con la maionese che con la barbecue. Infatti ne abbiamo presi due. Poi abbiamo preso la salsa barbecue, come vi dicevo, che il mio fidanzato si trova bene. Non so se ne ha prese due. No, questa è invece salsa chili. L'ha voluta provare, che lui è un amante del piccante. Infatti ha preso anche questi. Salsa di peperoncino, quindi è super piccante. Salsa agrodolce, perché quando ordiniamo delivery cinese o giapponese, se non c'è la salsa utilizziamo questa. Questa l'abbiamo trovata all'Ipercop, è buona se vi può interessare. Poi, sempre per condire, due del sugo ai quattro formaggi, uno di quello ai funghi, e ha voluto prendere questo. Io potrò mangiare una volta ogni morte di pappa, il ragù con lo speck. Avevamo preso anche lo speck, quello fatto a striscioline, sempre per condire, ma l'abbiamo usato. Due mozzarelle, una Santa Lucia e una della Coop. La scorta di latte, stavolta quello parzialmente scremato, microfiltrato UHT della Primia. Poi l'ace gentile in questa simpaticissima bottiglia, che mi serve sempre per il bucato. Ha preso questi della Muller, gli anelli al cioccolato, e quello nuovo della Yomo, che a me non è piaciuto sinceramente. A lui è piaciuto sia quello alle fragole sia questo al pistacchio. Io non ne vado particolarmente, non mi è piaciuto molto. È arrivato il caldo e arrivano anche loro, Kinder Pingui, Kinder Paradiso e Choco Fresh, ovviamente. Qualcosa di fresco da questo caldo torrido, non so dalle vostre parti, ma qui fa un caldo pazzesco. Ricordi di adolescenza, i fruttolo! Chi è che non mangiava i fruttolo? E
infatti anche altri ricordi, lo Yomo, agli agrumi e al caffè. Praticamente sono i miei gusti preferiti. Mi piaceva anche al cioccolato, però non l'ho più trovato. Abbiamo trovato loro, li ho presi. Cose del congelato, filetti di tonno della Coop, sono due. E anche gli hamburger, quelli Findus al salmone, mi ha fatto la scorta. Si è preso i gamberi indopacifici e lì sono gli hamburger di tacchino. In fissa con gli hamburger. Abbiamo voluto prendere questi, che è il Ferrero Rocher triplo, quello al caramello. Io ho visto caramello e sono impazzita, l'ho voluto prendere. Sempre per quanto riguarda il congelato, si è preso questo, coppa di suino. Poi abbiamo preso il pollo, quello a fettine sottili. Ha preso anche le salsicce di pignone. Non potendo mangiare frutta perché non dura assolutamente niente, abbiamo preso questi della Valfrutta, il succo praticamente per il sistema immunitario, ma c'ha tutti i frutti, perché la frutta dura veramente troppo poco e mi dispiace buttarla via. Si è fatto scorta di Knusa, gli piace molto. Coca-Cola per il weekend. Ci saranno altre due o tre cose, ma questa praticamente è tutta la spesa di questa settimana. Vabbè, l'acqua non ve la faccio vedere perché praticamente è sempre in frigo. Abbiamo fatto scorta e scorta d'acqua, ma è sempre in frigo, finisce sempre. Il fidanzato ha trovato anche questi della Noi, panna e pistacchi dell'Anatolia, non avevo visti. Ci sono anche questi, speciale grigliata, i fusi di pollo. E scorta di carta igienica Penny, che profuma e pesa un sacco. Questa era tutta la spesa settimanale fatta al Basco e alla Coop. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!